Aspettiamo un paio di minuti, poi iniziamo.
serve per fare il pennarello, glielo metto qua e dopo glielo metto. No, ti serve una penna? O una matita? La matitina che è. Va bene quella? Basta quella. L'ho portata in riserva, sì. Grazie. Prego. Vabbè, iniziamo questo omaggio che abbiamo voluto fare a Danilo Dolci, chiamato anche il Gandhi italiano, e poi grazie anche ai filmati e alla narrazione di Amico Dolci, il figlio, capiremo perché. Però prima vorrei ringraziare i ragazzi volontari e le volontarie che curano l'area degli incontri, quindi Sara, Simona, Ovidio, Fabrizio, Lucrezia, Claudia, Martina, Evelyn e tantissimi che ci aiutano nel Toccati e senza cui il Toccati non sarebbe possibile. Toccati ha 400 persone volontarie, maggioranza giovani di tutti i tipi, persone che per 3 giorni non lavorano e vengono ad aiutarci, ai canotti, alle cucine, eccetera, e senza di loro il Toccati non sarebbe possibile. Quindi tutti ringrazio l'amministrazione che senza dubbio mette i soldi, però ovviamente senza queste persone motivate, questa energia umana, noi non saremmo nemmeno qua, per cui ci tengo a ringraziarli. Ecco, a questo incontro, questo ricordo di Danilo Dolci, era in realtà invitata Libera, che è la prima dei figli di Danilo. Libera non poteva, per cui è venuto Amico, che è proprio Amico, non è Libera, alla faccia delle riflessioni di questi giorni, e per buona pace dei convegnisti ultimi, lui è proprio Amico. Libera non è potuta venire, speriamo venga in questa città, perché la cosa molto bella di Libera è che, così spero insomma di averla ospite questi anni, è che lei ha raccolto anche le memorie della madre Vincenzina, che è stata una figura fondamentale per Danilo e senza cui tante cose che lui ha fatto non avrebbe potuto farle. Una donna di una forza straordinaria, che poi alla fine è diventata madre di 11 figli, quindi non uno, e che ha continuato comunque con una passione civile straordinaria. Per cui ho chiesto ad Amico anche di raccontarci insomma di lei, perché è una parte molto importante. Dico 2 parole su Danilo Dolci, che molti e molte di voi conoscono, però magari alcuni semplicemente per sentito dire. Allora, Danilo Dolci nasce a Sezzana, a Trieste, siamo nel 1924, dopo un'esperienza diciamo universitaria non conclusa, da quello che risulta, no, dalla biografia, passa 2 anni a Nomadelfia con Don Zeno, dove fa questa esperienza di comunità molto forti, e nel 52 si trasferisce in Sicilia, dove c'è anche il padre che era un ferroviere, e lì inizia diciamo la sua storia di animatore sociale, di grandissimo collante della comunità siciliana, con delle battaglie non violente, fortissime, che hanno un grandissimo successo, perché questa è anche la forza straordinaria. Danilo Dolci è uno che ha saputo utilizzare la comunicazione e la relazione umana con le persone più semplici, perché lui
come dire, la sua parte intellettuale la usava proprio nella relazione con le persone più semplici, cioè i suoi seguaci erano pescatori, le donne del paese, e questa era ovviamente la sua forza ed era la forza che faceva paura anche alla mafia e non solo, a una parte delle istituzioni che non amava questa sua irruenza e questo suo desiderio di cambiamento. Ecco, la storia, diciamo, politica nel senso pieno, nel senso di polis, uno che ha saputo crearsi, calarsi nella città e nella vita italiana, inizia nel 52, quando lui decide di fare uno sciopero della fame mettendosi nel lettino di un bambino siciliano, uno dei tanti, prima ne parlavamo con un amico perché erano tanti, morto per denutrizione. Allora lui dice: non è possibile che nell'Italia del dopoguerra, della ricostruzione, dove inizia, no, a esserci anche una possibilità di ricchezza, ci sono ancora bambini che muoiono per denutrizione e per mancanza di igiene. Smetterà questo sciopero della fame quando riesce a ottenere che venga costruita una fogna nel paese in modo da iniziare almeno un lavoro di prevenzione perché questo non accada più. Questo, diciamo, è il momento di partenza della sua storia, proprio della sua storia civile, e da qua do la parola ad amico Dolci che con le parole, con le immagini, ci racconterà la storia del padre. Grazie per essere qua e ascoltate, perché veramente vale la pena. Grazie Chiara, grazie a tutti. Funziona? Ah, ecco. Vediamo se si sente. Devo schiacciare qualcosa? Magari si sentiva anche senza microfono, chissà. No, perché poi va registrato. Prova? Va bene sì. Così. Allora, grazie a te, mi associo al ringraziamento a questi stupendi ragazzi che giorno dopo giorno ho incontrato, incrociato, sempre con sorrisi e con tantissime cose da fare, e naturalmente tutto il resto dall'amministrazione che mi ha consentito di venire qua. Ringrazio mia sorella che ha avuto questo contrattempo, questa impossibilità, comunque faccio le sue veci anch'io molto volentieri. Dunque, come diceva Chiara, partiamo sì, un po' da questo casuale, molto casuale inizio, e piuttosto che riferirci a 5-6 pubblicazioni, libri, è veramente utile, oltre che bello, vedere un 15-16 minuti, forse poco più, 17-18 minuti, di un film documentario che un ragazzo, un giovane regista di Palermo, ha fatto qualche anno fa, di totale sua iniziativa, non ci conosceva, è venuto a chiedere di noi, a trovarci, a farci vedere questa sua ricerca quando era già a buon punto il documentario. Il documentario dura quasi un'ora, 58 minuti, ma penso che il primo quarto d'ora sia veramente indicativo per riassumere la situazione negli anni 50 della Sicilia e la vicenda di papà che è venuto giù. E come mai Alberto Castiglione ha desiderato fare questo film? Dunque, lui è regista, si era trasferito a Venezia. Qualche anno fa a Venezia assiste alla proiezione di un film di Paolo Benvenuti su Portella della Ginestra, Segreti di Stato. Forse lo conoscete già. Comunque un film che gira naturalmente su Rai 3 alle 1:30 di notte, 2, come al solito. Però è un film importante, appunto, cerca di ricostruire quello che papà già 50 e passa anni fa aveva ricostruito come una vicenda molto molto oscura, e aveva avuto delle indicazioni dentro il carcere del Luciardone, di cui è stato ospite per un mesetto e mezzo circa, vedremo anche questo nel filmato, perché aveva incontrato alcuni dei picciotti della banda di Giuliano, il bandito Giuliano di Montelepre, lì vicino a Partinico, che insomma avevano detto, però nessuno ha firmato nessun documento, figurarsi, le cose si narravano così, che effettivamente prima di questa strage di Portella della Ginestra, e molte di queste ormai sono fatti documentati, riscontrabili, qualche politico si era incontrato con qualcuno della banda di Giuliano e con Giuliano stesso per orchestrare questa vicenda, questo eccidio, questa strage, che appunto sembrava una costruita da una banda di una quindicina di picciotti, con Giuliano
a capo, e invece no, molto probabilmente Giuliano è stato una pedina di un disegno molto più grande di lui. Ci sono frange di esercito americano, servizi segreti italiani, comunque approfondiremo. Allora, questo film inizia, titolo di testa, dedicato, c'è la dedica a Danilo Dolci. Alberto Castiglione assiste al fatto che tantissima gente si alza in piedi e cominciano ad applaudire. Il film non era incominciato, lui comincia a navigare nei pensieri, si ricorda che suo papà, essendo uno storico, era scomparso da poco suo padre, spesso andava a Trappeto a incontrare appunto Danilo Dolci. E questo cortocircuito, poi ha visto il film, è tornato in Sicilia quasi di fretta per cercare di capire chi era Danilo Dolci, che relazione aveva con suo padre, e appunto ha cominciato a fare delle interviste, collage di ritagli di giornali, ha montato su delle, perché per lui un modo di studiare era appunto prendere degli appunti cinematografici. Quando arriva, diciamo, un tre quarti del lavoro, penso, in vita noi non l'avevamo mai sentito nominare, ci troviamo a casa di un'altra mia sorella Chiara, un'altra Chiara, e insieme a Libera e lui guardiamo questo video e siamo emozionatissimi, grati veramente a questo ragazzo, emozionati. E siccome lui si era occupato del Danilo Dolci nei primi 20 anni circa, dal 52 giusto giusto al 72, la scuola di Mirto, io gli ho chiesto: bello, bello, ti siamo profondamente grati, ma come mai non hai messo la vicenda della radio, che è del 70, la Radio Libera? Lui mi guarda: ma non l'ho incontrato, non so di che si tratta, dimmi. Così l'ho indirizzato verso colui che insieme a Franco Alasia aveva per 27 ore, diciamo, eroicamente tenuto questa prima radio clandestina italiana che denunciava tutte e le malefatte e le cose non fatte dallo Stato dal 68 fino al 72. Ecco, infatti lui ha aggiunto questa cosa e poi per il resto tutte le interviste, poi vi lascerò naturalmente una copia del documentario che per intero chi vuole può vederlo, consultarlo. E ci sono, non è un'apologia, non è una specie di omaggio a critico, a una persona importante. Ci sono vari interrogativi sempre validi, sempre da approfondire. Ecco, allora vediamo questi primi 15-18 minuti, vediamo se non ci sono intoppi tecnici. Sì, faccio io, mi ha dato le istruzioni. Poi non so se possono chiudere così o noi ci spostiamo. Eccolo qua. A tagliare di più petti. Arriviamo fino alla vicenda dello sciopero alla rovescia e la marcia per la pace del 67, poi sfumiamo e continuiamo. A me piacerebbe molto che, certo dovrò raccontare qualcosa perché magari più non ricordano, non sanno di che si tratta, però forse è il caso che, siccome la vicenda è lunga e c'ha tanti filoni, che poi dialoghiamo un po' e in base a quello che vedete dal film, in base a quello che vi viene in mente, se possiamo intrecciare appunto la ricostruzione della vicenda, così come può interessare a noi, non che noi siamo qua a raccontare delle cose magari che non vi prendono come diretto interesse. Ecco qua, allora. E alla voce, lume figliuzzo dormirivo, e alla voce e alla ninna dormirivo di lusonno spinna. Mm-hmm.
Il primo incontro è una grande lezione di educazione alle azioni civili degli uomini della politica. Ero attratto da questa figura perché ogni tanto sentivo dire che si occupava di lotta contro la mafia e di lettura del banditismo. E quindi di fatto Danilo finì per diventare, come dire, e restare, per così dire, pesantemente un estraneo a livello della gente. Ha dato e ha fatto bene nei casandè, dava per fare bene. Ah, per me è un gran signore, amici come io non ho guardato mai la gioventù per pagare, no? Quando ho incominciato, ero per molto tempo solo e ho dovuto cercare di fare in modo che non si lavorasse come sopra una frana. Era molto importante che si trovasse il fermo, il solido, e io mi rifiutavo di assistere, per esempio, al fatto che morivano dei bambini, che c'era una massa enorme di disoccupati che non aveva lavoro, in una situazione di enorme possibilità, dunque di enorme spreco. Allora all'inizio ho dovuto intervenire da solo o con pochi. Allora questo certe volte ha fatto urto, ha fatto scintille, se si vuole ha fatto notizia. La regola, il meglio non è lavorare da soli, il meglio è suscitare in una popolazione assunzione di responsabilità, cercare di far sviluppare dei gruppi di persone responsabili e lavorare in gruppo con gli altri. Adesso il nostro lavoro in gran parte è un lavoro in tunnel, in galleria, o se si vuole da tunnel a tunnel, ma io non ho cercato mai di fare notizia, ero costretto in certi momenti a delle situazioni che facevano notizia, ma ripeto, non era Danilo Dolci che voleva fare i duelli col capomafia nella piazza del paese, doveva essere Mondo Nuovo che si alimentava il suo sviluppo contro il mondo vecchio. Danilo Dolci arriva a Trappeto nel febbraio del 1952. Arriva alla stazione con il treno dell'Una e subito cerca gli amici che aveva lasciato circa 10 anni prima, che aveva conosciuto appunto durante un'estate, che era venuto a trovare per le vacanze il padre Enrico Dolci, che era capostazione a Trappeto. In quel periodo Trappeto, come tanti paesi della zona, versava in condizioni misere. E specialmente il quartiere del Vallone era una fogna a cielo aperto. Dopo qualche mese che si trova a Trappeto, precisamente nel mese di aprile, muore un bambino, Benedetto Barretta. Questo bambino muore sia per le condizioni igieniche misere che c'erano in quella zona, sia per
la scarsità di cibo, la mamma non poteva allattarlo. Il 14 ottobre del 52 decide di fare lo sciopero della fame. Si sdraia sul letto dove era morto Benedetto Barretta e dichiara pubblicamente che non si sarebbe più alzato da quel letto, non avrebbe più mangiato, toccato cibo, se le autorità concretamente non avessero fatto qualche cosa. Dopo circa una settimana di digiuno le autorità intervengono. Il dottore Mignosi, che è un emissario del prefetto di Palermo, viene e dichiara apertamente e pubblicamente che la prefettura farà di tutto per coprire il vallone e per aiutare questa gente. Il bracciante allora lavorava 4 mesi in un anno, dalle 10 alle 12 ore al giorno, per 250 lire al giorno, quando un chilo di pane costava 120 lire. Lo Stato, invece di iniziare nuovi lavori, di dare nuova educazione alla gente, era intervenuto con migliaia di armati che anche seviziavano la popolazione. Allora non potevamo accettare questa situazione e abbiamo cercato di evidenziare nell'opinione pubblica nazionale e internazionale chi erano i fuorilegge. Quando io ero ragazzino e avevo 10 anni, forse anche meno, ricordo che vedevo passare dal corso dei Mille a Partenico questa grande figura che attraversava il corso dei Mille in modo inusuale, perché non era comune a tutti, diciamo, i partenicesi vedere delle persone che camminassero non tanto sui marciapiedi quanto al centro proprio della strada. Crescendo, ero ancora ragazzo, comunque ebbe modo di seguire l'esperienza di Danilo persino dentro Borgo di Dio, che allora non era come lo vediamo adesso, come avremmo potuto vederlo 20 anni fa. Era un luogo piuttosto, diciamo, desolato, con una casa costruita da Danilo stesso all'inizio degli anni 50, quindi intorno al 52-53, con un'altra casetta accanto composta credo da una sola stanza, e poi tutto uno spazio superiore dove erano stati costruiti dei bungalow. E lì, insomma, una serie di persone che erano interessate a sviluppare processi di ricerca, di riflessione collettiva, si riunivano per insomma, ragionare su questo mondo che ci circondava. Il mio primo incontro con Danilo Dolci è avvenuto a seguito della...